Oggi come va? Allora, oggi vi faccio un video dove vi mostro un regalino che ho ricevuto da una cara, anzi direi carissima iscritta che mi segue da molto tempo. Ci tengo a dirvi che questo regalo non è stato scelto dalla mia wishlist Amazon, ma sono prodotti che fa lei nella sua terra di origine con prodotti naturali. Con il tempo necessario che ci vuole per poter creare queste cose che adesso andrò a mostrarvi. La ragazza in questione si chiama Carla. Io ci tengo a ringraziarla personalmente, l'ho già fatto tramite email, ma volevo ringraziarti, Carla, perché è veramente un gesto molto molto bello, molto carino e soprattutto di grande affetto che hai avuto nei miei confronti. Ti mando un abbraccio grandissimo e ti ringrazio. Adesso vi faccio vedere cosa Carla mi ha mandato. Sono ovviamente fatte a mano da lei e volevo precisare un'altra cosa. Solitamente quando qualcuno mi invia qualcosa, io faccio un video comunque come ringraziamento e cerco di fare comunque della pubblicità. Soltanto che Carla, pensate, è talmente umile come persona che non vuole fatta della pubblicità, anzi, ha voluto proprio dirmi che lei lo fa con passione, per passione, e quindi non vuole un riscontro economico, almeno per il momento. E quindi non gli interessa la pubblicità sui social. Io l'ammiro anche per questo, perché vuol dire che dà sfogo alla sua creatività e alle sue passioni senza comunque aver bisogno necessariamente di metterle al pubblico, insomma, queste cose. Quindi ci tengo ancora di più a questo regalo perché è proprio stato fatto per me un segno di affetto e io ne sono molto felice. Allora, queste cose mi sono arrivate in questo pacchettino di cartone. Ovviamente l'ho già aperto perché sono molto molto curiosa e non vedevo l'ora di vedere cosa ci fosse all'interno. All'interno, ovviamente, nell'imballo c'era della paglietta. C'erano un po' di bolle. E nulla, c'è una letterina all'interno che voglio leggervi, che ho piacere di leggervi. Dunque, vediamo un po'. Cara Lulu, questo piccolo pensiero è per ringraziarti per la serenità che ogni giorno offri con la tua splendida voce e la tua tenerezza. Spero ti piaccia perché è un pacchetto realizzato con il cuore e gratitudine ed è anche una parte di me che ho scelto di creare, una tradizione. A volte le perdiamo, a volte abbiamo bisogno di cercarle per tenere vivo ciò che siamo e le nostre radici. Ti auguro ogni bene e tanta fortuna con il canale YouTube e nella vita. Continuo a seguirti con gioia, Carla. Grazie, Carla. Ti ringrazio veramente tantissimo. Allora, io auguro le stesse cose anche a te. Dunque, cominciamo subito. Vi faccio vedere cosa lei realizza a mano e con i prodotti della sua terra. Guardate che carina questa saponetta. Molto particolare, sembra quasi un pacchettino regalo. Guardate che bella. Profuma di
miele. Infatti qua anche il segno che sembra quasi un alveare. Bellissima, profumatissima. E adesso vi leggo se riesco perché è scritto molto in piccolino cosa c'è scritto. Allora, sapone di miele con burro di cacao e emolliente per mani e corpo. Non vedo l'ora di provarla. E adesso vi faccio vedere anche le altre, però questa veramente mi ha voglia di spalmarsela addosso. Bellissima, molto particolare, ha questa forma quadrata e questo colore proprio che ricorda il miele. Di queste me ne ha mandate due. L'altra è questa. È fatta veramente in modo molto molto bello, si vede che è proprio stata realizzata con passione. Questa è uguale sempre al miele e burro di cacao emolliente per viso e corpo. Sì, il profumo è lo stesso. Meravigliosa. Con questo piccolo sacchettino di juta. Mamma mia, che profumo! Non potete capire. Lo leggo prima. Sapone 100% oliva. Questo sapone è realizzato con olio di oliva extravergine proveniente dalle nostre colture. Non contiene contaminanti né coloranti e ha una lunga stagionatura che lo rende morbido e schiumato. Cioè, non solo li realizza, li confeziona, ma scrive anche tutto, sia la composizione sia come in parte è stato creato. Fantastica, veramente. Complimenti per questa tua passione. Vediamo se riesco a tirarlo fuori con delicatezza. Guardate che bello. Questo ha un colore più chiaro. Mamma mia, che buon profumo. Olio extravergine di oliva e tutti i componenti naturali. Mi è piaciuta tantissimo la parte grezza di questo sapone, ma anche e soprattutto la parte davanti, dove sono stati realizzati delle figure mandala. Non so se da vicino riuscite, qui la luce non è molta, però dovreste vedere un po' questi simboli meravigliosi, finemente lavorati. È stupenda, a parte il profumo di pulito che emana. Stupenda anche questa saponetta, molto molto bella. Da vicino si notano proprio i particolari, precisi e perfetti di questo sapone. Davvero una saponetta più bella dell'altra. Passiamo all'ultima. Me l'ha messa dentro questo sacchettino meraviglioso, trasparente, con questi disegnini dorati, stelline e lune, adoro, mi piace tantissimo. Come potete intravedere, è di color rosa, ma adesso la apro e ve la faccio vedere bene. Ecco qui, lei seguendomi da tanto tempo. Conosce un po' le mie passioni che mi sono ritrovata a raccontarvi ogni tanto nei miei video e quindi ha pensato bene di inviarmi proprio quella con i mandala che io adoro e questa
con il viso di Buddha. Guardate che bello. Quando l'ho vista sono impazzita, letteralmente. Non ho mai visto un sapone che rappresentasse il viso proprio di Buddha. E lo trovo stupendo. Mi colpisce tantissimo il modo in cui queste linee sono al loro posto. Non c'è un'imperfezione. La trovo davvero stupenda, come tutte le altre del resto. Qui non c'era il bigliettino con la composizione, gli ingredienti comunque sono sempre gli stessi naturali che lei adopera per ogni saponetta. Cambia magari il colore e la fragranza, ma alla fine i prodotti sono sempre quelli di base. È stupenda notare gli occhi, il naso, la bocca. Sembra quasi scolpita nella pietra. Penso che questa non la adopererò mai, non per qualcosa, ma perché mi piace talmente tanto come l'altra con i mandala, che non voglio rovinarle, quindi le terrò così magari esposte nella mia camera per bellezza, perché sono veramente stupende. Rimetterla nel suo sacchettino perché ho paura di rovinarle e non voglio assolutamente. Amici, queste erano le saponette che mi ha inviato gentilmente Carla e ci tengo, Carla, a ringraziarti ancora una volta in chiusura di video. Ti auguro tantissime belle cose. So che non hai attraversato dei bei momenti come un po' tutti in questo periodo, chi per un motivo, chi per un altro. Ti auguro tantissima fortuna e tante cose belle come tu hai augurato a me. Un abbraccio grandissimo, Carla. Amici, un abbraccio grandissimo anche a voi. Vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta. Un bacione, a presto.